Salve a tutti i nostri spettatori, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Come Don Chisciotte incontra. Per la puntata di oggi abbiamo il piacere di avere qui ospite il docente di filosofia del diritto presso l'Università di Salerno, Geminello Preterossi. Salve, professore. Buongiorno, è un Allora, piacere professore, la saluto. ringrazio ovviamente per aver accolto il nostro invito, per essere qui oggi con noi. Lei, appunto, come dicevo, è un docente di filosofia del diritto ed è un esperto, un grande studioso di quello che viene definito il populismo di sinistra, un modo di fare politica, qualcuno l'ha definito così, un modo di intendere la politica che abbiamo visto ha avuto un picco negli anni precedenti alla pandemia, intorno al 2017-2018, ma che è sempre stato molto spesso associato alla destra. E allora io le chiedo prima di tutto di parlare ai nostri spettatori di cos'è il populismo. E poi cosa si intende appunto per populismo di sinistra? Grazie. Allora, diciamo, populismo di sinistra è un fenomeno soprattutto di questi ultimi anni che investe l'Europa, non a caso la investe l'Europa, anche gli Stati Uniti, ma insomma l'Europa in modo particolare, dopo la grande crisi del 2007-2008, grande crisi economico-finanziaria che in realtà non è mai finita e che ha avuto un effetto di disvelamento su di quelle che poi insomma erano le reali condizioni, diciamo così, delle nostre società segnate dal neoliberismo e anche a questo punto dalla sua crisi, che non è detto che renda facile superarlo, perché forse lo sta anche incattivendo. Il populismo di sinistra è stato uno dei modi attraverso cui si è manifestata una reattività, no? Una reazione a che cosa? Alle politiche di austerità, alle politiche tecnocratiche, diciamo così, a quel senso di espropriazione della volontà popolare, della volontà democratica e anche di perdita di voce, di parola e di diritti sociali, di uguaglianza, che hanno segnato il neoliberismo in generale, ma in maniera particolare la sua fase appunto di crisi, diciamo così. Perché finché si è potuto raccontare la storiellina dell'imprenditore di se stesso, che ognuno era imprenditore di se stesso, che si poteva competendo e quindi facendo fuori gli altri, ma insomma questo era un piccolo particolare, sembrava un dettaglio, raggiungere chissà quali obiettivi, finché il neocapitalismo ha potuto veicolare, raccontare questa sua promessa di appunto di progresso, di benessere individuale, chiaramente tutto sommato la barca reggeva, almeno apparentemente, in superficie, diciamo, il mare era calmo e quindi non si rischiava di andare, i flutti non mettevano troppo in questione, diciamo così. La metafora non è casuale, perché è una delle metafore della, no, il governator, il tenere il timone è una delle metafore fondative dell'ordine politico. Quello che tengo a dire è questo, cioè il populismo in generale è un fenomeno che ha radici nell'Ottocento. C'è il populismo russo, c'è un populismo americano, eh? Proprio un People's Party che nell'Ottocento ha espresso anche un presidente e che certamente ha avuto un ruolo per segnalare, diciamo, fasi di difficoltà, di crisi anche lì, senso diciamo, di concentrazione del potere in pochi monopoli. E da quel movimento, che è stato un movimento, diciamo, popolare e sociale, diciamo, si è manifestato, si è espresso poi un'esigenza, diciamo così, di rivedere un po' i rapporti tra potere politico e potere economico. Questo ha fatto sì che, per esempio, la legislazione antitrust si è realizzata negli Stati Uniti nei primi del Novecento, cavallo fra fine 800, primi Novecento, anche sulla spinta, diciamo così, dei movimenti, del Partito del Popolo, del Partito Populista. Poi sparisce, però l'effetto che lascia è quello di imporre alle elite un ripensamento di se stesse e una innovazione. Però, insomma, qui tant'è che negli Stati Uniti il populismo non è una parolaccia. Cioè, c'è una tradizione populista, ecco, in qualche modo è visto come più il rapporto con la democrazia,
Cioè, il populismo non è l'antidemocrazia, ma è, diciamo, una manifestazione peculiare della domanda democratica, della richiesta di partecipazione. Ma veniamo, diciamo, al populismo di sinistra, al populismo di oggi, che questa è la cosa interessante. Allora, primo, abbiamo acquisito che il populismo è un fenomeno risalente, che non è necessariamente da identificare con l'antidemocrazia, ma che in alcune esperienze, diciamo, si collega comunque con una spinta, con dei bisogni popolari, con una spinta dal basso per ottenere dei cambiamenti, sostanzialmente anche una sorta di maggiore ascolto, se non proprio una partecipazione maggiore ascolto di istanze evidentemente neglette, istanze dal basso, istanze di lavoratori, istanze di massa. E oggi da questo punto di vista non è una cosa tanto diversa. Io ho scritto che il populismo fa il resoconto della politica moderna al tempo della sua crisi. Cioè, il populismo è un prodotto della modernità a pieno, non è per niente un fenomeno regressivo antimoderno, se non in alcune declinazioni, diciamo, reazionarie, etnicistiche. Ci può essere questo elemento, ma c'è anche in altre manifestazioni politiche, allora. E perché dico che è un risolto? Perché tutta una serie di problemi aperti, lasciati insoluti, e che costitutivi della modernità, il problema della rappresentanza, ma anche quello della rappresentazione simbolica, dell'identificazione, no? in un potere personale o comunque nel ruolo delle leadership, e in generale il problema di prendere sul serio appunto quella che io chiamo promessa democratica. Qual è questa promessa democratica? È l'idea che già c'è alle radici dell'ordine moderno, della sua natura artificiale, e che l'ordine lo facciamo noi e in qualche modo è costruito dal basso, e quindi dobbiamo poterci riconoscere in esso e sentire perlomeno, non dico appunto che tutti siamo dirigenti, nessuno è diretto, perché la distinzione governanti-governati, dirigenti-diretti non è certo superabile, perché fa parte del rapporto politico, della forma, dell'obbligo politico, però possiamo perlomeno, la promessa democratica ci dice che possiamo perlomeno tutti riconoscerci nell'ordine, il che significa che chi esercita il potere deve guadagnarsi il consenso, deve guadagnarsi il riconoscimento se non altro, e deve guadagnarsi la pagnotta tutti i giorni, cioè trovare legittimazione. E in questo c'è qualcosa di profondamente moderno, se intendiamo la democrazia in un senso radicale. Non è per niente appunto antimoderno, e c'è anche il segno appunto di una difficoltà, perché poi prendere sul serio questa promessa partecipativa di parola, tutti hanno voce, tutti hanno parola, tutti possono dire a loro, tutti sono in qualche modo in una posizione più o meno paritaria nell'accesso alla cittadinanza, è, diciamo, un grande progetto ideale che in fondo fa parte anche del costituzionalismo sociale e democratico, quindi anche della nostra Costituzione, ma non è facile da realizzare. Quando le forme integrative di inclusione delle masse nella società, di inclusione, quando il tentativo di realizzare, applicare quello che l'articolo 1 e 3 della Costituzione dicono, no? Cioè l'idea che tutti, innanzitutto i lavoratori, il mondo del lavoro, deve far parte, tutti devono far parte della cittadinanza, tutti devono sentirsi parte, aver voce a pieno titolo, diciamo, di una collettività politica, che gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto il pieno sviluppo della persona umana debbono essere eliminati, quindi prendere l'uguaglianza sostanziale, prendere sul serio l'uguaglianza, l'idea appunto quindi di un impegno forte dello Stato, del pubblico, nella società, nell'economia, innanzitutto per garantire la piena occupazione, tutte cose che oggi sono sogni, la realtà che viviamo è il rovescio di questo progetto ideale. Bene, questo progetto ideale, nel momento in cui cade appunto, nel momento in cui noi avremo bisogno oggi non di un obbrobrioso lasciapassare verde, discriminatorio, cioè di un Green Pass, ma di un pass costituzionale. Abbiamo curato un libro per le edizioni Mariù, un nuovo e appassionato editore, giovane editore, tra l'altro di origine napoletana, che ha avuto quest'idea, è un libro collettaneo in cui noi facciamo vedere lo scarto tra quello che la Costituzione prevede come progetto politico e sociale e quello che è la realtà sociale attuale. Un abisso c'è. Ecco, quando si scava questo abisso è facile che emergano forze populiste. Quindi il populismo, semmai, forse non è una soluzione,
o è inadeguata rispetto a quello che promette, ma è certamente un segnale, un sintomo, non la causa dei problemi. È un rivelatore di un problema che non ha creato lui. Il populismo di sinistra, e questo va detto in maniera molto chiara, anche perché devo constatarlo, è imbarazzante, ma molti politologi non lo sanno, anche quelli che si occupano di populismo, di partiti, non conoscono queste cose, liquidano il populismo con l'idea, il preconcetto è brutto e cattivo, è l'idea dell'unità, della compattezza organica, di noi contro voi, basso contro alto, aspetti che ci sono in parte, non necessariamente, ma non ci si può fermare lì. Soprattutto non conoscono le teorie sul populismo elaborate negli ultimi 30 anni, 20-30 anni, e in particolar modo le teorie relative al populismo di sinistra, cioè non conoscono Ernesto Laclau e o Laclau, come Ernesto a volte si voleva far chiamare lui, Franco Argentino, e Chantal Mouffe, la sua moglie, diciamo, che ha un po' declinato in chiave politologica, un po' urbanizzandola questa teoria, che è una teoria filosofico-politica complessa, raffinata, che con mille problemi, ma che mette insieme con originalità Gramsci e Lacan, diciamo, e la svolta linguistica. Oh, cosa dice il populismo di sinistra? Nella versione Mouffe ti dice, guarda che appunto non smettiamola di denigrare il popolo e il populismo. Il populismo è un segnale, prendiamolo sul serio, e può essere uno strumento oggi di fronte alla crisi estrema dei partiti di massa che organizzavano parte della società, classi, di fronte a questo vuoto politico, per dare comunque espressione a dei bisogni e a una frontiera agonistica, per riportare in campo l'agonismo in una democrazia che altrimenti è totalmente spoliticizzata, cioè un modo per ripoliticizzare la democrazia. E questa è un po' l'applicazione, diciamo così, di Mouffe. Secondo Chantal Mouffe è compatibile questa visione di populismo con il quadro della democrazia procedurale e con un quadro habermasiano, se si vuole, ecco. Certo, è agonismo, non è antagonismo. Se si varca la soglia dell'antagonismo, cioè in fondo della rivoluzione, lì si entra in un'altra dimensione, cioè in un movimento politico populistico, se lo vogliamo chiamare così, rivoluzionario, costituente, che vuole semplicemente cambiare in modo radicale, al di fuori dall'assetto dei poteri costituiti e delle regole date, il contesto politico-sociale. In Ernesto Laclau, dove c'è l'elaborazione teorica, mi riferisco soprattutto al libro La ragione populista, lì diciamo è più articolata la questione, perché in certi momenti sembra un modo effettivamente per ripoliticizzare, per pensare il politico all'altezza del presente in un tempo postmoderno, dice lui. Cioè, loro erano socialisti, marxisti, sono post-marxisti, diciamo così, hanno dato una svolta post-essenzialista, diciamo così, alla teoria politica legata all'esperienza socialista, l'idea di un'alternativa strategica socialista. Che vuol dire? Non credono nella filosofia della storia, non credono nell'esistenza di soggetti compatti e dati della storia, per esempio la classe operaia. Pensano che ogni soggettività politica è una costruzione. Io penso sia anche largamente vero. Naturalmente non può non esserci nulla di base, è una costruzione sulla base di realtà sociali, di bisogni, di interessi, di elementi che accomunano, almeno parzialmente, cioè non c'è il vuoto. Ecco, il rischio nella teoria del populismo di sinistra è che sia visto come una pura produzione discorsiva, una pura produzione linguistica, e questo è un limite. Però l'idea che comunque il soggetto politico, persino il soggetto di classe del movimento operaio, organizzato, avesse bisogno di una sua costruzione, che non era fatta solo magari di elementi linguistici e retorici, ma mobilitanti, ma anche di organizzazione, appunto, questo è un punto vero. Lui infatti Ernesto riprende Gramsci, forzando, dice che l'egemonia e il populismo sono la stessa cosa, o quasi. Io penso che di interessante e utile da discutere oggi ci sia quest'idea. Uno, la necessità di una frontiera politica contro la spoliticizzazione. Due, il fatto che il terreno in cui si genera è oggi il populismo. Il fatto che
bisogna prendere atto di una progressiva desostanzializzazione o desenzializzazione della politica e dei soggetti politici, che è legata a una serie di fenomeni complessi, sociali, collegata anche all'effetto del neoliberalismo, diciamo al neoliberalismo in noi, alle mentalità che ha cambiato, comunque alla differenziazione sociale, alle società post-tradizionali, all'individualismo, se si vuole. I modi con cui si mettono insieme questi punti, questi atomi, non può che essere diverso rispetto al passato. Soprattutto non ci sono leggi della storia, della politica, della società garantite, non ci sono soggetti dati. Appunto, c'è un elemento costruttivo. Dice la Clau, per unire domande sociali inevase, disperse, che sono tagliate fuori dall'ordine costituito, dall'ordine vigente, perché in fondo il popolo è sempre una grandezza negativa, diceva Carl Schmitt, è sempre una... sono quelli che non parlano latino, sono gli esclusi, ecco qua, quelli che si sentono esclusi e sono esclusi. Ecco, il modo per agganciare queste domande e convogliarle in una proposta alternativa, comunque in un fronte alternativo, è quello di diciamo individuare delle catene equivalenziali, le chiama la Clau, cioè delle connessioni, delle equivalenze fra istanze diverse, possono essere quelle dei disoccupati, dei sottoproletari, di chi non ha casa, di chi magari ha lottato contro l'inquinamento dei suoli, contro la monnezza, quindi cose diverse che avranno a volte degli elementi comuni, ma il sistema economico vigente, no? I rapporti di potere, di dominio su certi territori, però insomma non sono magari così facilmente riducibili a un'unica grande dicotomia, capitale lavoro, borghesia proletariato, e devono quindi essere rimessi insieme, ecto. Professore, approfitto per intervenire, perché questa dicotomia è forse più tipica del populismo di destra, che priva magari questa dicotomia tra chi ha e chi non ha, tra chi protesta perché gli manca qualcosa e chi invece neoliberista che si sente soddisfatto della vita che ha, e quindi la destra cerca semplicemente di denunciare questa differenza, potremmo dire, che c'è nella società, senza però andare a riempire di veri contenuti quella che è la differenziazione del popolo e dei bisogni del popolo stesso. Ma potremmo dire così. Guardi, è chiaro che dei rischi ci sono in una posizione come questa, delle catene equivalenziali che vengono unite da cosa poi? Da una significante vuoto, no? La Clau lo chiama così. Che cos'è questo significante vuoto? Una parola d'ordine. In fondo significante vuoto è stato pure la casta, molto vuoto, dei 5 Stelle. Però, per esempio, un esempio di populismo di sinistra è Podemos, no? Dove il discorso si è fatto era più articolato, non era semplicemente liquidatorio la casta indifferenziata. E questo significante vuoto deve comunque incarnarsi, cioè agganciarsi a essere veicolato da una persona, da una personalità. Quindi c'è un elemento personalistico, c'è un elemento di potere personale, anche un rischio se si vuole, ma il potere, un elemento personale ce l'ha, non è che, non illudiamoci, il governo delle leggi è sempre anche un governo degli uomini, perché ci vuole qualcuno che rappresenti, simboleggi questo processo di unificazione, diciamo così. Allora è chiaro che c'è un rischio, perché se il significante, lo dice lo stesso la Clau, è significante vuoto nel senso di Lacan, cioè vuol dire che deve essere ha una funzione performativa, è, diciamo, è il petit objet A, cioè è la parte per il tutto, è un oggetto, diciamo, che è frutto di un investimento libidico, c'è, cioè, un elemento dell'uso della psicanalisi, quindi che mobilita affetti, mobilita passioni e che rappresenta l'insieme, il tutto, non c'è un tutto. È sempre un particolare che si fa universale. Allora è vuoto da questo punto di vista, ma poi qualche un contenuto deve averlo, qualcosa deve evocare, perché altrimenti non funziona. Ecco, io penso che questo sia il nodo. Un significante non può essere integralmente vuoto, altrimenti, come lo stesso Ernesto diceva, diventa come Perón nell'ultima fase, o diventa, insomma, vive altre esperienze, vive l'esperienza del ripiegamento dei movimenti populisti, spesso di destra, che diventano totalmente autoritari, no?
ma anche l'ultima fase di Solidarno, cioè a un certo punto c'è stata una crisi interna, una delusione delle aspettative, no? Lui fa vari esempi. Ecco, vuoto come funzionalmente è un conto, ma comunque un contenuto ci vuole perché altrimenti non agganci tutte le domande. Integralmente vuoto, no. Io aggiungo che il populismo è uno strumento tattico che serve a ricostruire un'egemonia, probabilmente. È uno strumento controegemonico, per dire no, per mettere in discussione un assetto dato, per entrare nel gioco dell'interregno, della crisi d'autorità e cercare di riprendere in mano l'iniziativa, di smuovere le acque. Non so se alla lunga riesca a ricostituire un assetto complessivo. È una questione aperta, perché poi bisogna pure vedere se è il tempo dell'egemonia questo. Forse perché ad oggi è il tempo dell'egemonia neoliberale, in crisi, forse per certi aspetti persino, come dire, non voglio dire sconfitta, ma insomma che ha subito forti colpi e allo stesso tempo incattivita, che rilancia una nuova rivoluzione passiva proprio per questo, e di cui può far parte anche quel populismo di destra reazionario che diceva lei, cioè usare argomenti reali, fondati, la forbice delle disuguaglianze aumentato, il senso di esclusione dalle scelte politiche, di espropriazione della propria volontà politica, il senso di distanza, di estraneità delle tecnocrazie europee per mobilitare un consenso passivo, no? Una nuova delega in bianco in qualche modo, o comunque diciamo così, anche un po' per velare quelle che sono le questioni socio-economiche reali. In parte questo rischio ci può essere, si evita rimettendo al centro i contenuti, cioè il populismo funziona se ha dentro di sé dei contenuti frutto di analisi serie e dei contenuti sociali. Cioè non è vero che il contenuto non conta, il contenuto conta molto. C'è populismo e populismo, l'abbiamo visto all'opera, i populismi di sinistra che hanno avuto un certo effetto, un certo risultato, sono stati quelli che un po' di contenuto ce l'avevano. Poi certo è vero che Podemos forse ha funzionato meglio, se pensiamo a Tsipras, a Syriza, che un po' un nucleo populistico pure ce l'aveva, oltre ad avere anche un pezzo di organizzazione partitica, in Grecia è finita male, secondo me, perché il cambiamento non si è riuscito a imporre in nessun modo, nemmeno minimalmente rispetto a... Ma questo investe un'altra questione, i vincoli esterni, cioè quanto il populismo sia in grado oggi nel contesto dato di mettere in discussione il vincolo esterno. In Italia c'è stato il populismo nelle ultime elezioni politiche, può piacere o no, ma hanno vinto due forze anti, in qualche modo populistiche, 5 Stelle in maniera eclatante. Cioè io dico sempre che 5 Stelle applicano la clau a loro insaputa, senza saperlo, non lo conoscono, però veramente attraverso le categorie della clau si possono capire molte cose del Movimento 5 Stelle, ma sono anche la massima rappresentazione di tutti i rischi e delle derive di che succede quando c'è una parola d'ordine così che sembra agguantare tutto, ma è così misera come casta, è troppo poco, no? E non hai una classe dirigente, non hai un hardware, hai forse un software, ma che poi è venuto meno anche quello, mi sembra largamente, quindi non hai una classe politica con la schiena dritta, tranne rare eccezioni che se ne sono andate, e quindi sei alla fin fine subalterno alla tecnocrazia, al neoliberismo. Il fatto che al governo di oggi ci sia Draghi, alla luce del voto del 2018, è semplicemente ridicolo, sembra una barzelletta, eppure lo sostengono loro, i 5 Stelle, è la loro autocondanna. Certo, assolutamente. Professore, lei giustamente diceva questo populismo è rinato con la crisi del neoliberismo, che diceva lei è iniziata nel 2007-2008 e probabilmente non è mai finita. Potremmo dire che però il vecchio populismo, cioè il popolo al centro della democrazia, è finita con la Prima Repubblica, con la fine della Prima Repubblica. Cioè la fine della Prima Repubblica ha portato il popolo ad essere lontano dalla politica, la fine dell'uomo politico italiano. Sì, questo è vero. Naturalmente uno può dire, ma la Repubblica non era populista. Il populismo emerge appunto quando in realtà i sistemi politici entrano in crisi. E in parte è vero, anche se bisogna riconoscere che ricordare sempre che una dose omeopatica di populismo i partiti di massa ce l'avevano,
Ora, la Clau nel suo libro arriva a dire, no, che Togliatti era un grande leader populista, mi pare eccessivo, perché la grande differenza è che lì, per esempio nel Partito Comunista, ma vale anche per gli altri grandi, la DC, PSI, i grandi partiti di massa, diciamo che c'era una classe dirigente, anche il grande leader che c'era poteva essere sostituito, c'era un partito organizzato che aveva un forte radicamento sociale. Però è indiscutibile, anche Canfora l'ha ricordato, insomma, che qualche venatura populistica anche la leadership comunista ce l'aveva. Berlinguer era un uomo schivo, ma certo molto amato dal popolo comunista, che si identificava in essi, lui. Cioè, un residuo, una dose omeopatica c'era. Però la differenza era che quelli erano grandi corpi collettivi. Io sono d'accordo. Diciamo, la democrazia piena, la democrazia di massa, la democrazia con tutte le contraddizioni e i problemi che abbiamo vissuto per 40 anni, diciamo, che poi sono i 30 anni, 40 anni, diciamo, del trentennio glorioso, del compromesso capitalismo-democrazia, del compromesso keynesiano che in Italia si è realizzato in forma un po' diversa con la DC al governo, che aveva delle parti più sociali, quelle dossettiane, diciamo, Fanfani, il giovane Moro, ma anche con l'impegno poi dei socialisti e con il ruolo di condizionamento importante che non va liquidato. Il consociativismo non è solo una cosa negativa, ha fatto sì che si siano fatte riforme importanti coinvolgendo nella governo politico, nella gestione della politica, nella grande scelta del Parlamento, la centralità del Parlamento prevista dalla Costituzione immaginata da Mortati come grande, insomma, diciamo, il più grande costituzionalista, no? che segna dal punto di vista culturale, teorico, la Costituente. Quella Repubblica in cui si decide tenendo conto anche dei comunisti che rappresentano un pezzo importante di società, ascoltando il loro contributo, visto che non possono esclusi dal governo, c'è il fattore K, forse è un modo per integrare e per realizzare una politica di massa mica tanto disprezzabile, eh? È stata un po' troppo facilmente liquidata in nome del maggioritario, in nome della democrazia decidente, in nome di cosa poi? Di un sistema politico che non si è mai ricreato. Cioè, noi viviamo una transizione infinita che dura da 30 anni almeno, cioè dal 92, purtroppo stiamo ricordando eventi tragici, no? Ecco, allora, la democrazia presa sul serio, la promessa democratica che era nella nostra Costituzione e che con tutte le difficoltà fino agli anni 70, io ho una data precisa, il 9 maggio del 78, è stata presa sul serio pur con mille ostacoli e ha avuto una sua spinta propulsiva, ha fatto avanzare, no? Con l'apertura a sinistra, il centro-sinistra, poi si è arrivati fino a quel coinvolgimento del Partito Comunista e lì forse ci si è spinti troppo oltre rispetto al quadro della guerra fredda e di interessi che da una parte e dall'altra, ovest e est, c'erano. Beh, quella Repubblica non aveva bisogno del populismo perché l'aveva incorporato in sé nel senso che lo conteneva, nel senso che le ragioni che poi alimenteranno il populismo erano assunte, fatte proprie e in qualche modo neutralizzate dal sistema politico dei partiti di massa, no? Infatti dopo emergono spinte populistiche. Pure Berlusconi è un forma di populismo di destra, no? Quindi il disallineamento fra ceti popolari, volontà democratica di massa popolare, principio della sovranità popolare e rappresentanza che si inaugura con la fine della Repubblica porta all'emersione del populismo anche nelle sue forme di destra, le forme inquietanti, ma in quanto conseguenza, in quanto appunto segnale di un problema che c'è, di una crisi di legittimazione. La Repubblica è finita il 9 maggio del 78 per me, la Repubblica, cioè nel senso non c'è la prima, la seconda, la terza, la quarta, l'ottava Repubblica, sono tutte baggianate, semplificazioni politologico-giornalistiche. La vera la Repubblica, quella delineata nella Costituzione, quella che esprimeva una Costituzione in senso materiale alla Mortati, cioè forze determinate
che poi sono le forze antifasciste, che si sono fatte carico di definire un nuovo quadro di legittimità, un nuovo assetto, che aveva in sé un grande progetto emancipativo, quella Repubblica si è esaurita. Quindi noi siamo in un paradosso, che il popolo due volte ha difeso la Costituzione, però purtroppo la Costituzione è largamente disattivata, perché oggi non ha più le forze nel Parlamento innanzitutto, che, e anche nelle istituzioni in generale direi, che se ne fanno carico. Questo è il dramma in cui siamo. Perché dico, risalgo così indietro? Perché credo che si debba fare la genealogia della crisi del sistema. È chiaro che il 92-93 è la svolta. La strage di Falcone, Borsellino, un orrore, e le stragi poi dopo sul continente, il segno, diciamo, di una destrutturazione radicale dello Stato e dell'attivazione, a posteriori sempre più l'abbiamo saputo e capito, di poteri di un doppio Stato illegale, di un, come lo chiama Caselli, di un poteri oscuri che hanno condizionato fortemente la Repubblica e che in un passaggio dopo, diciamo, la fine del mondo diviso in due della Guerra Fredda si sono attivati per garantire certi esiti e tutelarsi. E poi chiaramente Tangentopoli, su cui tante cose si potrebbero dire, diciamo la crisi del sistema politico che perde consenso radicalmente. Ora, quel sistema politico però il problema qual è? È che tu puoi anche sostituire, pensare c'è bisogno di un grande cambiamento, ma devi avere le forze per sostituirlo, devi avere un progetto. La transizione non si è mai compiuta. Quello che è venuto dopo è stato un progressivo impoverimento della politica, anche dal punto di vista culturale. Allo stesso tempo quel sistema è crollato per implosione, non ce la faceva più. È vero che si sono attivate forze potenti, interne e internazionali, che vedevano nell'Italia un bocconcino che faceva gola. Ricordiamoci che è andato sul Britannia dopo poche settimane dalla strage di Capaci. Sapete che ci è andato, no? Erano in diversi. Ma il primo era Mario Draghi a fare un discorso che si può anche trovare in rete, allora era direttore generale del Tesoro, e a parlare di privatizzazioni, cioè a proporre la privatizzazione dei beni pubblici del paese, la svendita del paese, che in parte si è realizzata. Dicendo anche con grande consapevolezza, beh certo questo sarà un problema per l'opinione pubblica, ma questo ci devono pensare i partiti, devono un po' intortare l'opinione pubblica, convincerla in un qualche modo, ingannarla magari, è un problema loro. Il consenso non è amato, il vero consenso oggi. Vi invito ad andare a vedere le memorie di Giuseppe Guarino, grande giurista, ministro dell'industria sotto il governo Amato, che cercò di difendere le partecipazioni statali, nel senso il valore delle imprese pubbliche, cercò di far passare il principio che andavano valorizzate, si doveva scegliere quelle che servivano allo Stato e quelle no, e non si doveva svenderle. Andate a raccontare cosa racconta da noi non si, io non ho capito perché da noi sono filantropi e non sono oligarchi. Questo è bello. Andate a vedere cosa racconta di Romiti e di De Benedetti, cosa andarono a proporre. Erano degli sciacalli, dei corvi pronti lì a azzannare, a impadronirsi, volteggiavano sopra i resti di un sistema politico-democratico e di un sistema, anche di un sistema istituzionale, anche di un apparato pubblico. Faceva gola. E poi era un modo per fare i conti fino in fondo con le grandi forze organizzate che avevano rappresentato in passato, sindacati e partiti, le masse lavoratrici. Era un modo per regolare i conti, capitale contro lavoro, profitto contro salario. Un po' in ritardo rispetto alla svolta neoliberista inglese e americana, ma diciamo colsero l'occasione. Da lì però non è venuto nulla di buono, perché abbiamo avuto cosa? La privatizzazione della politica. Una politica si mette al servizio del privato, e va detto purtroppo soprattutto la politica ex di sinistra si è messa al servizio. Guarino lo racconta, De Benedetti dice ma noi abbiamo capito che questi del centro-sinistra sono quelli più adatti a noi per il nostro progetto, Prodi e Beltroni. Il grande progetto di svolta neoliberale e di privatizzazione
all'italiana, quindi adulire, del patrimonio pubblico. E allora a quel punto poi, questo è il punto che mi interessa molto, la classe dirigente, la classe politica che si crede il sale della terra, quella legata alla Banca d'Italia, che dovrebbe rispondere sul Monte dei Paschi, e diciamo a certi ambienti che hanno avuto un ruolo importante in passato, ma che insomma oggi vivono di memoria e mi sembra che non esprimono più un plusvalore, hanno cominciato a pensare che l'Italia fosse un paese perduto, che non ci fosse più una possibilità di generare dall'interno un'energia politica, che si fosse forse esaurita appunto, magari già nel 78, alla fine del progetto di Moro e Berlinguer, e che si dovesse scegliere un vincolo esterno autoimposto. Ecco la religione dell'euro e dell'Europa. A prescindere, senza andare nel merito, senza dire qua che cos'è l'Europa veramente e quale Europa vogliamo. No, l'europeismo come religione sostitutiva, al posto del sol dell'avvenire, una moneta. Un minimo di brivido e di riflessione sarebbe stata necessaria, augurabile. Però nella rimozione totale dell'intero bagaglio di cultura di sinistra, gramsciana, che non è stata sostituita, oppure è stata sostituita con luoghi comuni liberal, è chiaro che si è persa anche tutta la capacità di fare analisi critiche, di vedere i rischi realistiche, di chiedersi che cosa accadrà. La mia tesi è questa. In qualche modo proprio gli amici, i figli, gli allievi di Moro e diciamo anche i postcomunisti hanno scelto di vincolare l'Italia a una logica che implica strutturalmente la marginalizzazione dei ceti popolari e la confisca della sovranità democratica. Prodi una volta l'ha detto: pensavamo di poter demolire pezzo a pezzo lo Stato sociale e i diritti del lavoro e ci avrebbero continuato a votare lo stesso. Non è stato così, soprattutto perché a un certo punto è intervenuta la crisi. Io credo che la radice sia il 9 maggio del 78, perché lì si esaurisce. È chiaro che quella spinta, quel disegno, quel fervore, quella spinta costituente che si voleva riprendere non è più attivabile, è finita. Diciamo le cose chiare. Il sacrificio di Aldo Moro è il sacrificio della Repubblica. Moro è stato sacrificato con l'idea, forse nella migliore delle ipotesi, di salvare la Repubblica, di salvare lo Stato. Io ho la sensazione anche cinicamente di salvare se stessi, di guadagnare tempo, di dare ancora, di prendere una boccata d'aria su questo sacrificio, però, appoggiandosi su questo sacrificio, di far prendere un po' d'aria al sistema politico. Non hanno valutato che, essendo un mostruoso sacrificio, come sempre più è emerso, basta pensare alla commissione Moro e all'agonia di Moro, e a tante altre cose che sono emerse, tutto il racconto dei terroristi è una verità falsa concordata con lo Stato, Memoriale Morucci, senza bisogno di avere così, di andare a cercare misteri improbabili o retroscena, basta leggere, basta fondarsi su elementi che già abbiamo. E quel sacrificio pesa sulla nostra storia e soprattutto ha pesato sulla coscienza della classe politica, del sistema politico che poi è crollato. Cioè l'anatema, le profezie di Moro si sono avverate. Dopo il 9 maggio del 78 abbiamo avuto 15 anni di tirare a campare per non tirare le cuoia, mettendo insieme le due battute di Craxi e Andreotti. Un po' di movimentismo craxiano, su cui bisognerebbe pure ragionare, perché aveva anche aspetti, ma come, che condivideva anche con altri, di senso dell'autonomia della politica, di difesa dell'autonomia della politica, basta pensare alla politica estera. Il confronto, vi invito a fare un confronto, andate a rivedere una tribuna politica, non dico degli anni 60, ma anche degli anni 80, in cui si parla anche magari di politica estera,
Ce n'è una proprio con Craxi, mi pare dell'84. Io allora lo consideravo un nemico politico, quindi figuriamoci. È sconvolgente risentirli, perché il senso di autonomia della politica, anche nella politica estera, nel quadro pur del quadro delle alleanze, rispetto per esempio agli americani, è sconvolgente. Cioè è incredibile che siamo passati da quella politica che nel contesto dato coltivava la propria autonomia e l'interesse del paese, autonomia rispetto alle forze economiche, l'autonomia anche rispetto agli alleati, nelle forme possibili, e il nulla di oggi. Perché se è ridicolo che Draghi sia al governo, ed è ridicolo per lo scarto rispetto al voto, non perché sia incapace, lui capisce parecchie cose, però non è un politico, perché non ha mai preso un voto, e mi chiedo anche se sia italiano, visto che mi pare che nella vita abbia vissuto nei flussi dei poteri forti, finanziari, globali. Ma è ancora più ridicolo che al Ministero degli Esteri ci sia Di Maio, perché lì è proprio ridicolo in sé, è proprio ridicolo lui. Cioè è uno scarto inaccettabile, umiliante per noi tutti. È umiliante. Naturalmente non ne faccio una questione personalistica, se siamo arrivati a questo, però vuol dire che c'è un problema strutturale di svuotamento, totale svuotamento della politica. Il grado zero della politica così non l'abbiamo mai avuto, mai, mai. Eppure abbiamo avuto nella Repubblica anche momenti tragici e anche momenti di schifo politico, di orrore, di singoli, di pezzi della politica che hanno fatto cose orrende, si sono rese complici magari, ma oggi c'è il nulla, c'è il vuoto, c'è l'idea che l'unico obiettivo è arrivare al 2023 col sederino su una sedia, su una poltrona. Professore, a proposito riempire di questo... Riempire un'agenda di numeri per potersi ricollocare dopo, è molto squallido. Essendo esponente di un movimento che diceva di voler aprire il Parlamento come una scatola di tonno, brutta espressione. Certo, certo. A proposito di questo, per chiudere, no? Proprio per essere chiari fino in fondo, facciamola una storia e una genealogia, eh? Perché forse l'abisso in cui siamo è che non finisce, non finirà finché non ci riagganceremo alle radici profonde di quello che stiamo. Non avremo modo di metterci mano, diciamo così. Questo abisso è destinato a, si può anche scavare, e andare ancora più giù. Io sono credo che tutti dovremmo essere disperatamente alla ricerca di una leva per uscire da questa miseria della politica. Siccome c'è un giro, un po' di coscienza, soprattutto fra i giovani, di consapevolezza critica c'è, bisogna trovare il modo di metterla insieme, di fare massa critica e di trovare proprio appunto, non è facile, un modo per riacquisire dignità e autonomia. Assolutamente, sono d'accordissimo. Io avrei voluto farle... esterno ha fallito, non ci ha migliorato. Quest'idea di, per me è una follia l'idea di mettersi, di consegnarsi a un vincolo esterno autoimposto. Tutti abbiamo vincoli, anche la guerra fredda era un vincolo, ma questo è autoimposto e poi un vincolo tecnocratico. Ma poi non ci siamo migliorati in questi 30 anni? No, siamo peggiorati in tutto. Allora bisogna fare i conti con la realtà, smetterla di nasconderla sotto un tappeto, smetterla di negare le evidenze, che sembra lo sport nazionale, per esempio, del PD, il partito del sistema, il partito dell'establishment, che oramai con i ceti popolari, con quello che doveva rappresentare un tempo, non ha niente a che fare, e che ha un unico obiettivo: propalare conformismo, omologazione, mezza cultura, negazione di ogni riflessione critica, di ogni analisi critica. E quindi anche, infatti, spacciano la post verità è del sistema, le prime fake news sono le loro. Certo, assolutamente. Professore, avrei voluto fare tantissime domande, ma ovviamente questo lungo discorso che ha fatto non andava assolutamente interrotto per la profondità dei temi toccati. E allora arriviamo all'oggi, perché Draghi è stato citato più volte, così come è stato citato questo popolo che merita di ritornare al centro della politica dopo il nulla che abbiamo vissuto di questi anni. Ecco, allora la domanda è, prima di tutto, se c'è ancora spazio per il popolo adesso, secondo lei, dopo questi anni
di pandemia o comunque di radicalizzazione dell'informazione che rischia poi di portare il popolo verso quella deriva autoritaria di cui abbiamo parlato destrorsa. E poi soprattutto se lei vede in queste nuove formazioni sociali, politiche, associative che si sono create una possibilità per far sì che questo popolo, che non è un unico, ma è multiforme nei suoi bisogni e nelle sue diversità, possa trovare nuovamente espressione. Guardi, io penso che oggi ci siano enormi difficoltà che deriva dal fatto che i delusi del 2018, del voto del 2018, i delusi, innanzitutto le 5 Stelle, tutti coloro che appunto, nelle famose periferie, nei quartieri popolari, avevano bene o male espresso ancora una fiducia nella democrazia. Votare partiti populisti, soprattutto se sono partiti populisti, insomma, appunto, non reazionari, che veicolano messaggi puramente di esclusione o di demonizzazione del capro espiatorio, ma esprimono appunto in fondo un desiderio di partecipazione, di avere voce e anche istanze di giustizia sociale, bene o male significa che ancora ci credi nella democrazia, no? Quel voto significava, vogliamo ancora crederci, un'apertura di credito. Ecco, adesso credo sia molto difficile andare in quei quartieri, in quelle periferie e farsi ascoltare, perché credo che semplicemente dicono: ah, sei un politico o vuoi parlare di politica, via. Quindi c'è questa grande incognita di quanti voteranno, quanto ampia sarà l'astensione, e poi c'è il problema di creare una forza alternativa. Io lo dico, questo non sono realista, ma non sono pessimista, cioè vedo tante realtà critiche che crescono sui territori, crescono tra le persone. Non è vero che non c'è una coscienza, una sensibilità. Gli stessi che sono delusi comunque mantengono una posizione di difesa, posizione critica. Per esempio, rispetto alla guerra c'è una maggioranza che è critica. E ha capito che molte cose che racconta, nonostante tutta la propaganda e la gran cassa mediatica, che è uno dei grandi problemi, non sono credibili. Chi la rappresenta però? Cioè questa maggioranza, e comunque che c'è critica, secondo me sicuramente sulla guerra, ma in generale diciamo queste tante sensibilità e forze sparse, associazioni, gruppi, persone con cui che si confrontano anche fra di loro, cioè ci sono tante esperienze, piccole ma tante, che sono unite in fondo dal no a Draghi, no alla gestione del coronavirus, a come è stato gestito, cioè mettere in luce tutte le magagne, i problemi che ci sono stati, la vergogna del Green Pass, no al Green Pass e no alla guerra. Beh, tutto questo non è poco. No a Draghi significa no al neoliberismo, nuova versione, no alla tecnocrazia, vuol dire tante cose, insomma, no, è un simbolo, è ovvio. È un simbolo di un modo di concepire, cioè dell'idea che l'unica politica possibile è la politica che nega la politica. La politica come conflitto, la politica come spostamento dei rapporti di forza, la politica come avanzamento come avanzare di un movimento dal basso. Tecnopolitica. Noi rischiamo uno scivolamento verso una nuova forma di governo emergenzialista, cioè basata sull'uso delle emergenze, la nuova normalità come governo dell'emergenza e con l'emergenza, diciamo, una politica che usa la tecnica come modo per far fuori definitivamente la politica democratica. Radicalmente e seriamente intesa. Quindi non è poco. Queste tre cose sono delle parole d'ordine che unificano. Io sono per una. La mia posizione è massima unità e trasversalità. Mettere insieme tutto quello che si può mettere insieme. Naturalmente, è per costruire appunto un'alternativa, perché è il vero problema. La gente ti dice: sì, io certe cose le ho capite, ma chi ci rappresenta? Qual è l'alternativa? Questo è il nodo. Cioè fare massa critica, unificare, trascendere tutte queste realtà infatti il populismo torna, perché una delle strategie è stata quella del populismo di sinistra, no? Quella di è stata offerta proprio dal populismo di sinistra, cioè qualcosa e qualcuno che trascenda queste realtà diverse e disperse, unificandole. Non è detto che sia l'unico modo, e comunque per ora non lo vedo all'orizzonte, però certo un modo bisogna trovarlo. Che sia
il provare a sommarsi, a mettersi insieme, a un certo punto la quantità farà qualità, ci sarà una, come dire, una forza, un gruppo guida, ci sarà emergerà una classe dirigente alternativa che ci vuole. Non lo so, è chiaro che ci vuole, io non credo nella mera immanenza, nel mero movimentismo, ci vuole un momento rappresentativo, ci vuole un momento di eccedenza politica, ci vuole un salto in cui si assume anche il rischio del politico e che sia riconoscibile da parte di vaste aree della popolazione, diciamo così, no? Che possono identificarsi, possono coinvolgersi, possono, come dire, sentire che lì c'è un discrimine che ti consente di schierarti e di contrapporti. Questo è necessario e questo non lo vedo ancora. Però sicuramente c'è il bisogno, ci sono delle potenzialità. Si tratta di trovare la strada per costruirlo. Forse ci vorrà tempo, perché qui c'è bisogno anche di una vera rigenerazione culturale della politica. E quindi questo è, direi, quasi spirituale, è una crisi antropologico-spirituale quella che stiamo vivendo. Quindi, come dire, c'è bisogno proprio di un lavoro al fondo e anche di riproiettarsi nella società organizzativamente. Per far questo forse ci vuole almeno un decennio. E naturalmente tutto questo tempo non l'abbiamo e prima dovrà accadere qualcosa e un presidio, se non altro, di opposizione sarà necessario o di alternativa, no? E questo è il nodo, cioè ci si riuscirà entro l'anno prossimo, se ci fanno votare, a costruire questo presidio alternativo? Io lo spero fortemente perché è una vitale necessità, altrimenti il voto degli scontenti andrà tutto a destra, già largamente lì, però appunto. La Meloni è abile, ma ha certe caratteristiche, soprattutto ha staccato un bel biglietto per il governo a Washington, mi pare. Siccome quello che ci aspetta è, temo, un'economia di guerra e una guerra che potrebbe prolungarsi, questa potrebbe essere solo una tappa di una guerra civile della globalizzazione, della trappola di Tucidide che contrappone un impero emergente, un impero declinante, ma che è ancora il più forte e che può avere molte tentazioni per riaffermare se stesso, innanzitutto verso l'Europa e la Germania, cosa che già sta facendo. L'America ha suonato la campanella per ricordarci che la ricreazione è finita, che bisogna schierarsi. E in mezzo ci siamo noi. Attenzione perché gli effetti anche finanziari, economici, sociali in autunno rischiano di essere pesanti. E a quel punto che accadrà? Ecco, c'è un elemento di imprevedibilità di fronte a una grave crisi sociale. Che succede? C'è un rischio di una deriva autoritaria ulteriore, che già abbiamo avuto qualche segno, e c'è anche forse però l'opportunità per una resistenza democratica. È chiaro che di fronte a forzature ulteriori, noi dobbiamo essere pronti a presidiare alla vigilanza democratica. Certo, si Significa potrebbe quindi. auspicare un ruolo degli intellettuali più pregnante, magari, per far sì che questa strada Sì, venga. però, beh, insomma, diciamo qualcosa, delle eccezioni preziose ci sono, qualcosa si sta muovendo, delle sensibilità stanno un po' avanzando, ma anche se un po' in ritardo, ma purtroppo c'è un pezzo importante dell'intellettuale, però veramente non tutti, ci sono eccezioni, a volte fa piacere se le si scopre, mi è capitato pure ieri sera, ero a cena con una collega molto brava che ho scoperto molto consapevole e sensibile. Quindi anche lì c'è spazio, ecco, poi ognuno un po' magari isolato, cioè bisogna di mettere insieme, di creare una rete, no? Reti associative, editoriali, di intervento, occasioni di intervento, di discussione, c'è bisogno di un nuovo fervore, di un attivismo culturale. Bisogna sapere che una parte significativa degli cosiddetti intellettuali è conformista, è dominata da una mezza cultura. È peggio dell'ignoranza, perché l'ignoranza è irredimibile, la mezza cultura è devastante perché è arrogante e in realtà non capisce niente. Dall'omologazione, cioè non facciamoci illusioni, però c'è, ci sono alcune figure importanti e c'è un mondo anche molto di giovani consapevole, i ragazzi no Green Pass, insomma c'è una realtà importante, che minoritaria forse, ma importante, che può essere un lievito, ecco, io ci credo in questo.
comunque poi con questo bisogna fare, perché questi abbiamo. Vabbè, certo. Quindi si tratta di lottare a mani nude, però da una parte nostra c'è la forza del coraggio di dire le cose come stanno, senza infingimenti, senza raccontarsi favole. E c'è la durezza della realtà che viene addosso, che quindi non consente di continuare a propalare fandonie. Prima, il bagno di realtà ti impone una svolta critica. Chi da tempo vede e denuncia certe cose magari ha il vantaggio di avere degli strumenti di analisi, di avere, non è solo io avevo detto, ma è, siamo anche pronti. Noi con la Fionda, per esempio, abbiamo messo su una realtà molto di giovani, associativa, che è anche una realtà di intervento, è una rivista online, è una rivista cartacea, è un mondo che si collega a tanti altri. Voi ci conoscete, ma ci siete voi, ci sono tante realtà anche sui territori, oltre che poi attraverso gli strumenti del web, diciamo, chiaramente si veicola questo, tante realtà critiche. Ecco, le realtà critiche non mancano, secondo me. Il problema è la proiezione politica di tutto questo, come metterle insieme. Ma sa, sarà anche una necessità, perché altrimenti ci aspetta l'evento, il disastro e basta. Dobbiamo essere perlomeno attrezzati a fronteggiare. Ci sarà necessità di ricostruire una democrazia costituzionale vera. Questo è il punto. E quindi c'è necessità di noi. E chi lo fa? Sì, concordo appieno, assolutamente. L'informazione deve essere uno dei cardini, ovviamente, su cui poi le persone possono rinnamorarsi della politica e ricostruire questa democrazia, come giustamente diceva. Professore, so che deve scappare, lei ovviamente sì, i suoi alunni l'aspettano. E la ringrazio di essere stato nostro ospite, è stata una bellissima intervista, devo veramente dire la verità. Grazie a voi, grazie a voi e rimaniamo in contatto. Assolutamente, a presto, buona giornata. Buona giornata. Arrivederci.